Ok ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Sono sempre Fabrizio, questa volta sono su Assetto Corsa a Monza e ci tenevo particolarmente a fare questo video perché in seguito a quello che è stata la mia prova in pista per la Pagani Huayra BC e per una questione di dovere, di cronaca e anche di verità, avevo giudicato Project Cars all'avanguardia per quanto riguarda la realtà virtuale e il dettaglio delle auto, il che non cambia assolutamente il mio pensiero. Soprattutto vi avevo fatto vedere anche gli specchietti attivi in realtà virtuale. Però devo dire la verità, ragazzi, questo ve lo devo segnalare, il dettaglio grafico che si trova sulla Huayra BC di Assetto Corsa è davvero incredibile. Certo, gli specchietti non sono attivi, però ragazzi, il lavoro che ha fatto con i nostri simulazioni qui è davvero incredibile. Intanto il gioco di ombre con il casco di realtà virtuale si nota veramente molto bene, e in più il dettaglio dell'auto è davvero micidiale, mostruoso. Cioè, si vedono le cuciture qui all'interno sul cruscotto, questa sensazione di brillantezza che si ha, il dettaglio di praticamente tutto è incredibile, veramente fatto molto molto bene. Cioè, non c'è assolutamente nulla da dire. Io vi propongo di fare uno o due giri per vedere in termini di comportamento dell'auto cosa cambia e magari poter fare un confronto live con quello che è Project Cars 2. Allora, intanto, prima cosa, l'audio completamente diverso, un po' più cupo. Direi forse, mi permetto a dirlo, un po' meno coinvolgente, un po' meno aggressivo, ma di tutto rispetto, anche rispetto a Project Cars 2. La sensazione di velocità all'interno del casco c'è tutta. Vediamo invece il comportamento dell'auto. Non curva, c'è curva pochissimo, molto sotto sterzo e poi potenza subito a terra. Un po' la prerogativa di quest'auto, ma forse un po' un pelino troppo accentuato su Assetto Corsa sul sotto rispetto a Project Cars. Ma questo non è un giudizio complessivo del gioco, sapete benissimo ormai cosa penso dei due giochi. Sono nelle stesse identiche condizioni che su Project Cars 2 e qui su Assetto Corsa, in modo tale da cercare di avere un riscontro più o meno simile. Allora, qui si ha un po' più di difficoltà a domare l'auto, però ragazzi, mamma mia, il dettaglio è micidiale, è spettacolare. Cioè, Assetto Corsa è uscito prima di Project Cars 2 e il lavoro qua in realtà virtuale si apprezza davvero tanto. Guarda qua, mamma mia! Guarda, aspetta che vada a schiantare. E di traverso. Io graficamente, ragazzi, cioè, qua almeno gli interni Assetto Corsa spacca totale, mamma mia. Poi, per quanto riguarda le differenze di comportamento di guida, credo che sia soltanto una questione di gusti e di giudizi soggettivi. Cioè, in questo caso qui preferisco la BC di Project Cars 2, ma per altre auto preferisco di gran lunga Assetto Corsa. Nel caso specifico penso che sia più godibile come giocabilità Project Cars 2 nelle stesse condizioni di guida, cioè con aiuti e senza aiuti eccetera. Assetto Corsa un pelino più difficile, ma questa forse è una prerogativa di Assetto Corsa, questo forse lo sappiamo. Non lo so, non so darvi un giudizio preciso rispetto a queste due auto nello specifico. Quello che mi interessava invece confrontare era sicuramente il dettaglio grafico e di quello che sono riusciti a fare. Project Cars 2, attenzione, il livello è altissimo, cioè si parte da una base micidiale, ma qua, raga, cioè, dovete prendere un casco e guardare quest'auto qui, sembra di essere dentro.
Poi quest'auto su Assetto Corsa in generale è di tutto rispetto, ma il dettaglio, raga, mi ripeto, lo so, ma il dettaglio grafico è un qualcosa di mostruoso, mostruoso. E poi, cosa che gli altri non fanno, qua il rendering è fatto dovunque, cioè guarda qua, guarda qui. Cioè, ogni volta mi stupisco, ormai è un anno e più che ho praticamente il casco di realtà virtuale, ci gioco poco, devo dire la verità, lo utilizzo poco ed è veramente un peccato da parte mia, però ogni volta rimango sbalordito, ma anche guardate il gioco di ombre che si è fatto, basta che mi muovo, è qualcosa di spettacolare. Ma pure la chiave dentro l'ho messo, ragazzi, qua, guarda la chiave. Cioè, mamma mia, cioè era doveroso da parte mia comunque segnalarvi questa differenza di dettaglio. Noi andiamo a spulciare tutti i giochi, ci piace guidare eccetera, ma ci piace anche vedere un po' i dettagli. Ho detto subito no, questa roba qua la devo far vedere ai ragazzi, assolutamente, che alcuni di voi, cioè non tutti hanno il casco di realtà virtuale, magari uno non si rende conto di quello che succede, cioè cosa, come si vede all'interno del cruscotto. Poi la sensazione di velocità ci sta, ragazzi, ci sta tutto. Anche il gioco degli ammortizzatori si vede. No, Assetto Corsa se la batte bene, no? Però quest'auto qua mi manca qualcosina rispetto a Project Cars 2. Chissà cosa ci riserverà Assetto Corsa competizione, ragazzi. Bene, su questa prova, su questa Pagani Huayra BC su Assetto Corsa in confronto a Project Cars 2, io, ragazzi, vi invito a lasciare un pollice in su se quest'auto vi è piaciuta anche qui su Assetto Corsa. Non esitate a lasciare un commento per dirmi cosa ne pensate di quanto abbiamo analizzato oggi in questo video. Io vi invito ad iscrivervi se non l'avete già fatto, tanto è gratuito. Ricordatevi di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo alla prossima. Da Fabris è tutto. Ciao!